Sapete che le iniziative che stiamo organizzando durante questa serata è dedicata a John Lennon. Lo spettacolo che vedrete si intitola John Lennon punto e capo. Adesso arriva anche il microfono. John Lennon punto e capo. Ve lo spiega meglio, no? Pazienza. Ve lo spiega meglio Gio Veneziani, che anche lui adesso parlerà un pochino con la voce più alta, che è l'ideatore, che è quello che ha avuto l'idea di questo spettacolo, e vi spiegherà appunto i motivi e vi presenterà anche quelli che saranno gli artisti che vi allieteranno questa serata. Buona serata! Buonasera a tutti e benvenuti. Ringraziamo subito per l'invito il Comune di Calvisano, Calvisano in Fiera, e la biblioteca. Che dirvi, siamo giunti alla 20ª replica di questo evento che narra la storia di John Lennon, un uomo che sognava la pace. Noi abbiamo preso lo spunto di queste sue parole cantate nella canzone Imagine. Puoi dire che sono un sognatore, ma non sono il solo. Spero che anche tu un giorno ti unirai e il mondo diventi uno e possa vivere in pace. Il nostro intento è quello di portare avanti il suo sogno. Abbiamo portato l'evento in molti teatri e luoghi sparsi in tutta Italia. Vorrei ricordare in modo particolare questi due, cioè il piccolo teatro Concordia di Castello di Vibio, in provincia di Perugia, conosciuto per essere il più piccolo teatro al mondo, pur avendo tutte le caratteristiche. Un sogno intrapreso da un ancora giovanissimo Joe, che abbracciata la sua chitarra si esibisce con i Quarrymen, gruppo da lui fondato. Ricordate questa data, è il 6 agosto 1957 a Walton, piccolo sobborgo di Liverpool. Durante la festa parrocchiale si stanno esibendo i Quarrymen e a John viene presentato un ragazzetto più piccolo di 2 anni, Paul McCartney. Dei Beatles, il tema predominante, come avete sentito, è l'amore. Non è un caso che in molte interviste il nostro John dichiara di inseguire l'amore vero, assoluto, puro, lontano da tutto ciò che può esserci di materiale al mondo. E lui si esprime così: ho sempre pensato che l'amore è la forza più grande che ci possa essere. Ho sempre avuto un disperato bisogno
di essere amato. Può essere che dipenda dalla difficile situazione con mia madre. Fatto sta che ho sempre pensato che l'essere innamorati è la cosa più importante che ci sia nella vita. Ognuno di noi lo scoprirà da sé. E così, quando sarai molto innamorato di te stesso, potrai essere altrettanto felice e potrai amare qualcuno. Bravo. Per lui l'amore non rappresenta un obbligo, è nessun dovere. Sembra che sia molto distante dalla famiglia, forse preso dall'enorme successo mondiale dei Beatles, o forse perché ha capito solo dopo di aver commesso l'errore di sposarsi. Salvatore, viva la pace! Amici, proseguiamo con il nostro racconto un passo alla volta. Siamo ancora lontani, siamo nel 69, quando John Lennon passa dai bedini ai fatti. È in quell'epoca che John, in aperta critica alla politica militarista del governo britannico, restituisce alla regina il titolo di baronetto. Una notizia che ha fatto il giro del mondo e gli ha pure favorito la vendita di Instant Karma, registrato con George Harrison e col Tarchi con Clapton. Un colpo di scena da maestro che, oltre alle vendite di dischi, giova all'enorme movimento pacifista mondiale. Negli anni 60 ha perso di vista l'orizzonte non appena i Beatles degli anni 60 sono diventati l'orizzonte. Portarseli dietro tutta la vita sarebbe come portarsi dietro Glenn Miller, la seconda guerra mondiale. Con questo, pensa lei, no, non voglio dire
che non si possono ascoltare con piacere Glenn Miller o i Beatles, ma vivere dentro quel sogno significa scegliere la via del tramonto, pensiero profondo di John. John Lennon, pratico novembre, è una stupenda produzione artistica che affronta anche temi profondi e cupi, decisamente molto autobiografici, legati a un trauma della perdita della madre investita nel 58 da un'auto guidata da un agente di polizia ubriaco. Lennon fa questa riflessione: ho perso mia madre due volte, una volta da bambino a 5 anni e poi ancora 17. Gli diede molta, molta amarezza. Avevo appena iniziato a ristabilire una relazione con lei quando fu uccisa. Per rimettere la sua nuova vita sulla giusta carreggiata, ricomincia da colei che gli ha donato la vita, affrontando i drammi insoluti, cercando di esorcizzare definitivamente il suo dolore interiore attraverso canzoni dedicate alla madre. Ne è un esempio ciò che il nostro Salvatore vi ha appena accennato, ma che adesso vi farà ascoltare per intero, cioè la splendida Mother, che diventa un disperato epitafio. Scopriamo che questo album non è solo una commemorazione. In alcuni brani si trasforma in un atto d'accusa nei confronti dei genitori separati da quando John aveva 2 anni. In particolare in My Mommy's Dead, spettrale composizione che chiude il disco, registrata in maniera amatoriale con un registratore portatile, Lennon canta tutto il suo sgomento per la perdita materna, con un tono di voce paurosamente inespressivo. L'infanzia di John non è stata una passeggiata. Conteso dai genitori separati, rimane a Liverpool con la madre Giulia, che presto si rivela incapace di crescerlo e quindi affidato alla sorella, la famosa zia Mimi. Il dolore più grande e non essere desiderati. Renderti conto che i tuoi genitori non hanno bisogno di te quando tu hai bisogno di loro. Quando ero bambino ho vissuto momenti in cui non volevo vedere la bruttezza, non volevo vedere di non essere voluto. Questa mancanza di amore è entrata nei miei occhi, nella mia mente. Non sono mai stato veramente desiderato. L'unico motivo per cui sono diventato una star è la mia repressione. Nulla mi avrebbe portato questo se fossi stato
Ma zia Mimì pensa che George deve trovare la sua strada attraverso una professione vera, non certo attraverso la musica, l'arte. A Mimì dicevo sempre, pensa Lennon nelle sue memorie, hai buttato via tutte le mie poesie, te ne pentirai quando sarò famoso. Non le perdonavo il fatto che non mi trattasse come un fottuto genio. All'inflessibile zia sfugge persino che la musica possa rappresentare qualcosa di più che una passione temporanea. Il rock and roll era reale, tutto il resto era irreale. Quando avevo 15 anni era l'unica cosa fra tutte che potesse arrivare a me. Chi lo stimola e lo incoraggia è proprio Giulia, quella madre immatura e distratta di cui ogni tanto si rifugia. E regala a John la sua prima chitarra. Come avete visto, una madre, l'amore fiducioso di una madre. E da quando scopre la musica di Bill Healy, Lonnie Donegan e di Elvis è folgorato. Scopre il rock and roll, la chitarra, ma le irremovibile li ripete. La chitarra va bene, John, ma non ti darà certamente da vivere. Le ultime parole famose di una madre. That's why you believe in the desperate soul. Feel so fucking crazy, you keep calling me rude. Working class hero in San Francisco. I'm working class hero. Arriva il primo trionfo mondiale di Lennon come solista, l'album Image, primo nelle classifiche europee e statunitensi, un album magnifico, soprattutto grazie al brano che è diventato un inno internazionale del pacifismo e chissà in futuro non ce lo auguriamo, e siamo qui anche per questo stasera, l'inno di tutte le nazioni, un manifesto politico contro la guerra, contro l'odio. Immagina, non esiste il paradiso. È facile, se provi. Nessun inferno sotto noi. Sopra solo cielo. Immagina che tutta la gente viva solo per l'oggi. Immagina non ci siano nazioni. Non è difficile da fare. Niente per cui uccidere e morire. E nessuna religione. Immagina tutta la gente che vive in pace. Ma non sono il solo. Spero che ti unirai a noi anche tu un giorno. E il mondo vivrà in armonia.
Bravi! Bravi!